come fare una pina, è semplice, semplice anche aggiungere, facciamo, cioè ci serve un campioncino, tipo così sarà il mio, e questo campioncino lo tagliamo, quindi voi sapete che saranno tipo così le vostre napine, la lunghezza finale, ok? Ecco le qua le mie napine. E allora faccio così, misuro, vado avanti fino qua, tolgo la misura perché non mi serve più e vado così, uno, poi piego nuovamente, due, che praticamente sono tre, quattro, io faccio sei. Adesso dipende quanto volete voi che sia cicciotello. Ecco, ok, taglio, serve un uncinetto bello grosso, il mio è da di 8, è un uncinetto di 8 perché io qua poi ho lavorato anche la mia sciarpa, il mio Bactus sfizio, e vado, applico in questo caso così da sotto, in questo modo prendo questa cosa che l'ho preparata, la piego e poi pian pianino, eccoci qua, in questo modo. Poi tramite il cappio faccio passare il resto e voilà la mia napina. Poi ovvio che devo trimarla, tosarla, tagliarla alla stessa lunghezza delle altre. Ed è tutto qua. Vado avanti e faccio altre carinissime napine.